rifiuto, ma non un rifiuto qualunque, un rifiuto tossico e nocivo, che in qualche maniera dovranno prima o poi smaltire. Oltretutto, questi sono dati documentati da due università, la raffinazione e quindi la purificazione costa. Se arriviamo da 0,30 a 0,43 kWh per metro cubo, e stiamo a parlare di 8 milioni di metri cubi, il conto è facile da fare, sono un botto di soldi. Ecco, questo è il conticino annuale. Questi sono i carboni che naturalmente hanno il compito di assorbire idrogeno solforato, ammoniaca, una parte degli idrocarburi, nemmeno tutti, nemmeno tutto, anche l'idrogeno solforato, comunque assorbono una parte degli inquinanti e poi naturalmente si arricchiscono, diventano estremamente tossici e da qualche parte li dovremo mettere. Oltretutto le acque di depurazione saranno qualcosa come quasi 55.000 metri cubi l'anno, quindi stiamo a parlare di impianti che non provocano inquinamento. Mi viene da piangere, mi verrebbe pure da ridere se fossi di buon umore, ma in questo caso non lo si può essere. 55.000 metri cubi di acque richiedono di essere depurate, quindi c'è bisogno di un impianto di depurazione, loro ce l'hanno, però è tutta una serie di diciamo di impiantistiche che semina piano piano residui, altri inquinamenti, risolve un problema, ne crea un altro. Se io faccio depurazione poi creo dei fanghi, questi fanghi si sommano a quelle migliaia di tonnellate che già mi entrano, tutta una serie di cose. Utilizzo reattivi chimici sia nella fase di raffinazione sia nella fase di depurazione delle acque, quindi c'è una serie di passaggi che comportano per forza la produzione dei nuovi rifiuti. A noi chi ce lo racconta? Devono essere persone che si vanno a spulciare i dati progettuali riga per riga, perché loro ti raccontano un'altra storia. Allora, questa è la considerazione finale, ma vi è stata già accennata nell'introduzione precedente. Non esistono altri modi di chiudere un ciclo se non quello di produrre un nuovo, no? Una nuova sostanza che può essere riutilizzata. E dove sta scritto che se io utilizzo a fini energetici questo impianto come queste 50.000 tonnellate sto chiudendo virtuosamente un ciclo? Ma dove sta scritto? Perché secondo voi quando io brucio il metano recupero? Quando l'ho bruciato produce gas o più o meno inquinanti e non li recupero, vanno nell'aria, ma chi ferma? Manco il Padre Eterno. Gli ossidi di azoto, l'ossido di carbonio, il monossido di carbonio, l'idride carbonica, eccetera, e tanti altri, questi sono prodotti di una degradazione finale che non ha ritorno. Quindi è inutile raccontare storie, le storie vere sono che l'unico modo di chiudere virtuosamente il ciclo è il senso circolare del tutto. Creo attraverso le piante sostanza organica, non la brucio ma la riutilizzo, quindi recupero materia attraverso la rimineralizzazione, attraverso la produzione di un compost. Ho finito, grazie. Ringraziamo Aldo e Giancarlo e soprattutto vorrei sottolineare una cosa. Come vi ho detto all'inizio, questo è il primo passo di un lungo percorso. Questo primo passo ci porterà ad un'azione concreta. L'azione concreta è la stesura delle osservazioni. E noi vorremmo ringraziare particolarmente Giancarlo e Aldo, perché loro si occuperanno della stesura di queste osservazioni in maniera assolutamente volontaria e gratuita. Quindi è un grosso ringraziamento che noi come comunità ci sentiamo di fare a questi due professionisti. Loro metteranno l'aspetto tecnico, noi dovremo mettere
tutto quello che è il nostro impegno per la partecipazione. Noi dovremmo essere il sostegno, come diceva giustamente Mino all'inizio, per l'azione politica che poi chi di dovere andrà a fare nelle sedi opportune. Quello che vi chiediamo è se qualcuno ha degli interventi da fare, questo è il momento, possiamo girare il microfono. Vai. Erminio Latini. Poi chiunque può venire in selezione. Già sindaco di Artena. Grazie per questa opportunità che mi date. Visto che il Consiglio Comunale, dalle notizie che ho, ha votato all'unanimità il rifiuto di questo impianto, io direi di passare a delle altre considerazioni. Perché questi signori hanno prospettato al Comune di Artena questo impianto? Secondo me l'hanno prospettato perché qualche anno fa, in modo del tutto sciagurato, la vocazione del nostro territorio, che è una vocazione a suo tempo data nei primi anni 2000 come agroalimentare, questa vocazione agroalimentare è stata trasformata come agroenergetica. Noi siamo un comune a vocazione agroenergetica. Quanti cittadini di Artena lo sanno? Perché le associazioni ambientaliste, quando il Consiglio Comunale di Artena ha fatto questa trasformazione, nessuno si è indignato? Perché? Perché si sono indignate solo alcune persone, sapendo che cosa poteva succedere subito dopo? E queste sono le conseguenze. Le conseguenze sono queste, delle scelte politiche sciagurate fatte negli anni passati. E noi dobbiamo stare attenti. Io invito il sindaco e la sua sensibilità a ridare al nostro territorio la vocazione agroalimentare. Perché dico questo? E annullare quella scelta sciagurata di agroenergetica. Perché dico questo? Dico questo perché nel nostro territorio ci sono delle eccellenze, dei oltre 100 piccoli... Termino per piacere, conciso, perché poi... Non ho capito. Conciso. Io so che posso dare fastidio anche a voi. No. Perché, perché voi era... Voi avete sostenuto quella scelta. Quando? Voi sì, l'avete sostenuta. Ma io e Mino? No, è Lacci, l'ha sostenuta, nessuno si è indignato. Quando fu fatta quella scelta? Lacci quando? Sciagurata. Dove? Chi? Ma te lo dico io, perché chi sei? Ma che stavo a parlare? Io quanti anni avevo io? Cioè io ho 26, ho 28 anni, quanti anni ci avevo? Ma di che sta a parlare? Io parlo e me ne assumo le responsabilità di quello che dico. Nessuno si è indignato. Quante associazioni ambientalisti, quante sensibilità sono venute fuori quando è stata fatta questa scelta sciagurata per il nostro territorio? Latini, faccia la domanda. Ognuno qui deve fare la domanda. Allora, la domanda. Io ho capito che ti dà fastidio questa cosa qui, e dà fastidio a te e ad altre persone. Ma no, allora farmi, adesso la faccio. Una l'ho fatta, che è quella di trasformare, di ridare al nostro territorio la vocazione agroalimentare. Secondo, dicevo, perché questo di ridare questa vocazione agroalimentare? Perché ci deve essere anche una logica, perché se noi sul nostro territorio non abbiamo niente che si possa collegare con la scelta agroalimentare, sarebbe anche questa una scelta sciocca. Invece noi nel nostro territorio abbiamo oltre 100 piccole aziende che trasformano il proprio prodotto in prodotto finito, e sono delle aziende, piccole aziende, che stanno sul mercato sia nella provincia di Roma e sia nella città di Roma. E quindi io non vorrei fare la fine, come far fare la fine a questi piccoli produttori, come sta succedendo ad alcuni produttori del comune di Colleferro.
perché quando che vedono la carne prodotta dal comune di Colleferro, molta gente ha riconsegnato la carne al produttore perché veniva dal comune di Colleferro, e ormai tutto in tutta Italia, dopo tutte queste campagne di stampa che sono state fatte, come gli illustri professori questa sera ci hanno raccontato, è uno dei territori più inquinati d'Italia. Ecco, poi mettiamoci anche un po' di emotività da parte della gente, quindi ecco, io invito l'amministrazione a ridare questa vocazione al nostro comune come un comune agroalimentare e non agroenergetico. Grazie. Grazie. Altre domande? Ricetto? Sì, aspetta, possiamo. Aspettiamo la lista, secondo. Credo che sia più opportuno che Felicetto chiuda a sto punto, così è. Vai Francesca. Allora, inviterei comunque a fare maggiormente delle domande, degli interventi, però non a dilungarvi troppo, insomma, perché comunque abbiamo spazio un po' a tutti senza arrivare alle 10 di sera. Pompa Pietro. Ora buonasera. Il mio intervento consiste in questo, semplicissimo. Allora, la lotta è dura, ogni giorno va fatta la lotta, perché come ci hanno spiegato qui i signori, di giorno in giorno, di mese in mese, di anno in anno lo propongono una volta a terra, una volta negli altri paesi limitrofi, eccetera, eccetera. Atena già hanno proposto l'impianto a biomassa un po' di tempo fa, sicuramente questo era il riferimento di Erminio Latini, dove pochissime persone all'epoca si sono opposte a questo qui. Facendo riferimento. Posso fare una precisazione riguardo la conferenza di contestazione alle piante a biomassa con il professor Paul Connett? La organizziamo io e Bruno Chigi, che ora siamo divisi. Quindi non so, il mio latino a chi si riferiva. E questo è questo, come dire, è per concludere la cosa. Io vi assunsi la responsabilità di fare l'introduzione e la contestazione alla giunta regolare. Punto a capo. Allora, se non ricordo male, forse posso sbagliare, ma credo che la conferenza con Comnet è stata precedente all'autorizzazione dell'impianto biomasse. Comunque io non c'ho niente contro nessuno, sto qui solo per dire la mia idea. Non so se qualche politico la sta attuando o chi può fare pressione sui politici e faccia delle proposte in questo senso. Allora, siccome la lotta è continua tutti i giorni, noi possiamo anche vincere questa qui di lotta, ma non è finita la guerra, perché ogni giorno, ogni istante ci riproporranno questi impianti. Allora, il problema, prima di tutto, bisogna partire dai consumi. Vanno ridotti i consumi, perché in passato, secoli fa, sì, dove c'erano grandi città c'erano problemi di rifiuti, ma le piccole comunità non avevano questi problemi, perché c'era poco consumismo, pochi rifiuti, tutto rientrava nel ciclo biologico del ritorno dei rifiuti alla terra. È quello che hanno spiegato bene i professori. Quindi, noi come cittadini dobbiamo fare due cose: fare pressione sui politici, continuare la nostra lotta e ridurre i consumi. E io vorrei che i politici che sono presenti qui, che poi magari hanno la possibilità di portare questa mia proposta in altri ambienti politici magari di un livello superiore, che ci siano delle proposte per la riduzione a livello nazionale ed internazionale del consumo dei rifiuti, perché se noi produciamo sempre più rifiuti ci saranno sempre più persone che propongono di guadagnare sui rifiuti. Questa è la prima cosa. Altra cosa, che ci sia un'impronta, un indirizzo in cui... Conciso, intanto, Pietro. Sì, ho finito, però è importante questo. Dove più comuni si mettono in rete fra di loro e facciano sì che ogni comune rifiuti questo tipo di impianti. Quindi si lavora un documento che guardi l'aspetto naturalistico dello sviluppo e non solo quello industriale e consumistico. Quindi i politici devono impegnarsi in questo senso, che altrimenti i figli dei politici, quando diventeranno maggiorenni, trentenni e quarantenni, si troveranno con gli stessi problemi anche per le future generazioni. Quindi i comuni devono fare un documento, non un solo comune, perché se lo fa solo Atena, poi i comuni limitrofi c'è qualcun altro che lo mette, ci facciamo la guerra fra poi. Quindi c'è bisogno di un documento dove si stilano delle linee bene, chiare, nero su bianco: questo comune è votato per questo e rifiuta altre cose. Quindi il riciclo deve essere un riciclo naturale, biologico, deve ritornare alla terra, tutto quello che ci dà la terra deve ritornare alla terra, non ritornare sulle tasche delle persone attraverso questi impianti. Non so se sono stato chiaro nel mio esprimermi, ma io faccio l'invito a tutti i politici
a lavorare in questo senso e che portino questo messaggio anche al di là del territorio di Artena, perché deve essere una battaglia tutti insieme, tutti i politici della zona, che poi devono influenzare i politici ad un livello più alto. Questa è la mia opinione. Scusate, voglio fare solo un invito, ringrazio Pietro intanto. Non è che noi non vogliamo dare modo di parlare alle persone, ci saranno modi e tempi per fare ognuno il proprio intervento. Quello che vi chiedo è oggi, sfruttiamo la presenza di due tecnici per fare domande che chiariscono l'argomento. Poi per fare i nostri interventi io mi auguro che ognuno di voi, ognuno di quelli, primo Erminio, di quelli che sono venuti qui ad invitarci e a darci dei suggerimenti, io mi auguro che domani, dopodomani, il mese prossimo ci aiuteranno ad organizzare nuovi eventi su questo tema. Quindi vi chiedo per piacere di fare degli interventi concisi. E il prossimo. Ah, poi volevo dire una cosa, Erminio, probabilmente quando si parlava di quella questione che proponeva lui, noi impennavamo col motorino a Piazza Valentini, non lo so. Cioè, probabilmente sarà stata la nostra mancanza, ma l'importante non è quanto o meno abbiamo sbagliato noi, ma quanto o meno tutti quanti ci impegniamo a non sbagliare nel futuro. E questo è importante. Proseguiamo con gli interventi, grazie. Paolo Trenta, consigliere di Velletri. Sì, grazie. La mia non è una domanda, perché con Aldo e Giancarlo ci siamo visti spesso in merito agli impianti che sono sorti a Velletri, quindi cercherò di dare un contributo a tutti voi per quello che riguarda la nostra esperienza personale, che, come ha anticipato Giancarlo, ha avuto comunque un esito, devo dire, ad oggi positivo. Un anno fa a Velletri sono emersi all'improvviso, quasi all'improvviso, due impianti di trattamento rifiuti, perché di trattamento rifiuti parliamo, quindi questo sia ben chiaro. Quando da noi una società si chiamava Ecoparco, ma quando troviamo la parola eco e bio cerchiamo di stare in campana, perché probabilmente dietro c'è la fregatura. Dunque, io vi do due raccomandazioni. Quando nascono i comitati per queste cose, tenete fuori i politici, perché il comitato diventa miele per i politici che si avvicinano ai cittadini. Da noi c'è stata una vittoria, devo dire, dei cittadini e di una buona politica, perché si è riusciti, grazie al lavoro di tutti, a far emergere quello che c'è effettivamente dietro questi impianti. Partite da un presupposto: un impianto del genere non si presenta senza un supporto politico. Nessuno si inventa da oggi al domani di presentare un progetto di un impianto che può costare 20 milioni di euro senza avere un minimo di certezza. E questo impianto non serve a voi, non serve al vostro territorio, perché facendo due conti veloci, Artena quanto fa? 14.000 abitanti. Voi produrrete a malapena 2.000 tonnellate di umido l'anno. Questo è un impianto che ne tratterà 50.000. Quindi fatevi facilmente, immaginate quanti paesi potrebbe servire o a chi può servire. Quindi questo è un business che non è per i cittadini, questo è un business per i promotori di questo impianto. Potrebbe essere, vi diranno che è bello, che è pulito, che porta occupazione. Un impianto del genere farà lavorare 8-10 persone. 30, la prego, concise, breve. Serve a voi, io sto portando le mie esperienze, per carità. Ho detto no, non devo fare domande. Quindi cercate di essere compatti, perché la forza dei cittadini è quella di essere consapevoli che per la politica siete un voto. Quindi la vostra posizione deve valere quel voto e lo dovete far valere fortemente. Quindi la politica qualcosa può fare, può presentare osservazioni all'impianto, può lavorare sui regolamenti urbanistici, ma voi dovete essere compatti, perché vi diranno tante cose. Dal punto di vista ambientale la battaglia è difficile convincere, perché per quanti vi diranno che fa male, ce ne saranno altrettanti che vi diranno che fa bene. Quindi voi sarete costantemente nel dubbio. La cosa più semplice è fare i conti,
I conti economici a voi cittadini, questi impianti non servono, non fanno risparmiare. Alla fine la soluzione che è facilmente individuabile, la più semplice, su un territorio di Artena come quello di Velletri, di non ritirare l'umido in campagna. Chiunque ha un pezzo di terra si fa il compost a casa. Questo, la riduzione e il rifiuto, va trattato ad iniziare dalla riduzione. L'incentivo può essere solo sulla riduzione, non certamente sul trattamento. E fare questo vi rimarrebbe il 30-40% del centro cittadino, del centro urbano, che si tratta facilmente con un impianto di piccole dimensioni. Velletri molto probabilmente farà un lavoro del genere, è un po' più grande di Artena, ma il suo territorio agricolo e comunque di campagna è molto vasto, e siamo riusciti dopo un anno a portare avanti un progetto di questo genere. Quindi molto, molto probabilmente poi, fino a che non vedremo i documenti, l'impianto è ancora in ballo, ma molto probabilmente non si farà. Sul progetto dell'ecoparco la Regione Lazio ha dato parere negativo per la valutazione impatto ambientale, quindi probabilmente l'attenzione si è spostata sul territorio vicino. Forse è colpa nostra, siamo stati bravi, adesso dovete essere bravi voi a mandarli via. Qui invitano ad essere telegrafici, cercherò di essere telegrafico anch'io. Allora, la storia è questa: io faccio il fruttivendolo e faccio parte del Novince. Mi sono imparato una cosa nell'esperienza mia, che tutti quelli che dicono che è bello bruciare, è utile, fanno semplicemente una cosa: rubano i soldi e ti rovinano la salute. E quindi non questa storia del bruciare non lasciamola proprio da parte, perché non funziona. Serve a loro, a quelli che cercano di imporre un certo tipo di politica, perché è politica. L'altra cosa che volevo dire è che il Novince, che cos'è? È un'assemblea dove sono i cittadini che decidono, fuori e al di fuori di ogni partito politico. Uno può essere di destra, può essere di sinistra, può essere quello che gli pare, vedere Rosso a Pallini, però quando sta nell'assemblea discute soltanto di quello che riguarda il fatto di non far fare l'inceneritore, il fatto di non chiudere la discarica e tutta una serie di problemi che ci stanno intorno, insomma, no? degli inquinamenti vari. Detto questo, che volevo dire? Che io non voglio fare polemica con nessuno, però l'esperienza mi dice che con questo metodo ormai tutto può succedere, però sotto anni che non riescono a fare l'inceneritore. Certo, hanno ampliato la discarica, dicono sempre che chiudono, hanno fatto un altro invaso, ma questo pure è finito, non si sa come va a finire. Certo, con l'iniziativa nostra abbiamo andato sotto processo Cerroni in galera una serie di persone, insomma, no? Perché poi uno va a scavare, si interessa, la prego, a fine al cervello, sì, io concludo tutto quanto. La cosa che vorrei dire, senza polemiche, senza far polemiche con nessuno, ma come elemento di riflessione, è questa: con questo tipo di metodo e di atteggiamento non hanno costruito l'inceneritore. Invece mi viene in mente, è una cosa che ho sempre pensato, questa, che a Colleferro invece, con tipo di atteggiamento più di mediazione, più andiamo a cercare di trattare con le istituzioni, hanno fatto tutto. È un macello. Allora io dico semplicemente questo, che l'esperienza nostra dice che noi siamo il Novince, l'assemblea del Novince, che sta dalla parte e insieme ai cittadini. Le istituzioni stanno dall'altra parte, stanno insieme agli inquinatori, agli inceneritori e quelli che ci vogliono rubare soldi. Sì, va bene, chiudo.
Veloce. Io ho due domande, una del settimanale della Tribuna e un'altra che viene da, diciamo, allora, quella della Tribuna dice: c'è uno studio sui venti e se c'è, verso dove soffiano? Ma c'è mai stato il Cavalapre che ha fatto uno studio sull'inquinamento che viene da dove terra qui a terra? C'era, però c'è lo studio dei venti, sì, allora nel progetto c'è uno studio dei venti, indubbiamente c'è la rosa dei venti con la direzione, ma c'è anche un'osservazione molto molto giusta secondo me, perché al di là del valutano che il vento non sia troppo forte, però i riferimenti di questi studi di solito sono sempre presi a campione da posizioni ben definite. Io mi ricordo che per la centrale biogas di Colleferro c'era lo studio dei venti su segni, tanto per dire, no? Cioè non c'è uno studio prettamente locale, prendono degli esempi che possono essere aeroporti o cose del genere che sono quelli più prossimi, ma dicevo c'è una valutazione importante che comunque anche loro sostengono che nel periodo invernale c'è una situazione di inquinamento che peggiora sia per l'aspetto climatico, perché comunque i venti sono inferiori, cioè rientra tutto nella normalità per quanto concerne quei parametri prefissati, però non è uno studio dal mio punto di vista soddisfacente, insomma, in quanto per essere chiaro. Allora, io direi, dato che ci sono due interventi del sindaco e di Augusto Dolce, e una domanda è diretta al sindaco, quindi chiudiamo con Augusto Dolce e poi dopo facciamo la domanda al sindaco e direttamente il suo intervento. Sì, la mia è solo una domanda ai tecnici, molto legata all'intervento del dottor Ceci. Nessuno parla per terra a proposito dei venti, di quello che sta accadendo dal 2011 in poi, da Turbogas di Colleferro e forse anche ancora Colleferro per quello che ha Colleferro, ma dopo il 2011 io cominciavo a sentire la sera dei pessimi odori nell'aria dopo le 19 circa. Ho provato a chiedere anche agli amici di Colleferro, ho detto, ma forse sono le calcidrate, forse ripuliscono i serbatoi a quell'ora, in realtà invece è qualcos'altro di più brutto e antipatico. Ora nessuno parla ad Atena del fatto che la mattina in un'estate torrida come questa ognuno di noi ha bisogno di aprire le finestre del ricambio dell'aria, si alza magari alle 6 del mattino, che cosa fa? Apre le finestre nella speranza che le stanze si raffreschino, e invece entra nell'aria puzzolente, e quest'aria puzzolente si sente benissimo sino intorno alle 8:15, 8:30. Dopodiché non si sente più, probabilmente perché si innalza. Molte donne non dicono nulla, non lo sentono, ma sento se uno non si alza presto la mattina e se si alza dopo le 8 ovviamente non lo sente. Ora io mi chiedo che consigli ci possono dare i tecnici a proposito dei venti che portano quest'area d'Atena. Io speravo che non arrivasse in tutte le zone d'Atena, ma l'ho sentita non solo al centro ma anche a Maiudini, l'ho sentita anche a Colubro, già adesso. E cosa fare?